Per presentarmi, io sono da una settimana il direttore di Coldiretti Arezzo. Voi sapete, credo che ci conosce un po' più da vicino, che questa operazione di avvicendamento ogni 5-6 anni avviene solitamente. Quindi sono da poco arrivato, sono contentissimo di essere qui perché sono retino e quindi ovviamente sono tornato a casa. Sono tornato a casa e ho trovato anche un'organizzazione della nostra associazione, quindi Coldiretti, molto bella, molto organizzata, con queste iniziative che vengono portate avanti attraverso il mercato di Campagna Amica, e quindi diciamo, cercheremo di lavorare al meglio per dare continuità a tutta questa operazione. Allora, prima di tutto vorrei così presentare chi è qui accanto a me e anche di fronte a me, perché abbiamo il piacere di avere qui accanto alla mia destra Gianluca Drago, che è presidente dell'associazione Coldiretti, che credo sia sostanziale e fondamentale vicino a noi, perché il mondo dell'agroalimentare è vasto, si parte dalla produzione, ma poi serve anche qualcuno che sappia utilizzare questi prodotti meravigliosi e portarli al consumo dei cittadini in maniera egregia. E quindi io credo che questa convenzione che abbiamo, questo accordo, questa sinergia con l'associazione dei cuochi sia la cosa strategica ed essenziale per questo tipo di sviluppo. Poi ovviamente la mia sinistra con la Presidente Castellucci, che ovviamente ringrazio ufficialmente per avermi insieme al Consiglio nominato qualche settimana fa. Ho anche però il responsabile direttore generale della Banca Popolare di Cortona, che ci è accanto a noi per due motivi, credo, principalmente perché è una istituzione del territorio, quindi una banca del territorio, così come le nostre aziende sono del territorio, sono difficilmente delocalizzate, insomma, no? Perché lavoriamo sul terreno e sulla terra. E poi perché ovviamente tutte queste attività e queste iniziative legate anche ad un modo nuovo di fare agricoltura, anzi a dire la verità ad una riscoperta in chiave moderna di un'agricoltura storica, perché l'agricoltura vera era anche già, diciamo dire, 50 anni fa funzionava così, cioè si producevano dei prodotti e si vendevano direttamente a chi poi li consuma, e quindi in questa ottica di riorganizzazione del sistema io spero che questa banca, poi porterà qualcosa anche il nostro ospite, sia a fianco delle imprese per sostenere eventuali investimenti.